il gattino? Non ho capito. C'è il gattino, la gatta? Il gattino, miau, 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 miau. E c'è la pecorella? Beh. C'è Gio Marotta? Beh. No, perché poi quello è lo zio Tom di tutta la fattoria. Tutta la fattoria. Famiglia. Grazie di tutto. Famiglia Marotta, grazie di esistere. Grazie che tu ci vieni a trovare a casa mia. Presto, prestissimo. Uno di questi giorni ci organizziamo con tutta la troupe di Telespazio. Venite, siete benvenuti. Ah, signora, siccome lei è una mamma, una bravissima. Grazie. Vorrei che anche lei si unisse al saluto perché stasera ci manca Stefano, l'uomo della Steadicam, quello che gira. Tanti auguri di pronta guarigione perché ha la febbre. Però è stato bravissimo. Buona guarigione, anch'io. Sì, sì, è venuto qua lo stesso a lavoro a dire guardate come sono messo. Poverino, poverino. Domani, lo aspettiamo domani. Sì. Famiglia Marotta, abbraccio. Ammetto senza picchiare, ecco perché ha preso il raffreddore. E non devi pensare sempre male, Gioppo. Non essere così, non pensare sempre male. Può darsi che avesse solo una piccola parte del corpo scoperta, che ne so, la parte... può essere quella, sai? Può essere quella. Ti muovi tra le lanzuola, tutto... capita. Leggevi il romanzo di Totò, portava il cappotto durante l'estate perché sotto non aveva pantalone quasi. Gio. Tutto consumato, le pantalone. Quante Totò, cose, quante cose. Gio, io vi auguro una buona serata. Grazie a te e alla signora. A tutti i telespettatori. Grazie, ciao, dai, ciao, ciao, arrivederci. Oh, che bello. La famiglia Marotta è arrivata ai jukebox. Oh, sta prendendo quella piega giusta. Vediamo se c'è qualche altro in linea. Pronto? Pronto. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sono Antonella. Antonella, sei sempre Antonella di prima? Sì, vorrei dirti che praticamente sto ascoltando anche... Michele. Aspetta, Michele, io l'ho detto già prima, però caro Michele te lo ridico, guarda che brava ragazza che hai, la ragazza che viene da Roma per te, chiama la televisione per farti capire quanto ti ama, però devi prometterci di fronte a tutti questi telespettatori della Calabria, siciliani, lucani e anche di più, perché sai, su internet c'è il mondo intero che potrebbe guardarci, che la moto la metti da parte, ok? La moto soprattutto vorrei d'inverno. Vorrei dedicare se possibile una canzone. Sì, prego, dillo, vai. Di Miraggio. Il? Rosario Miraggio. Miraggio, e di chi è sta canzone? Male. Di? Male. Perfetto. Quindi, Miraggio. Miraggio Male. Mm-mm. Ok, se la troviamo sicuramente la manderemo. Però quello che credo ti interessasse di più è far sapere al tuo Michele che tu lo ami. E sì, che vuoi soprattutto fargli sapere che la moto non la deve toccare. Hai capito, Michele, fai questa cosa. E siamo lì. Tanto stasera, domani ci diamo la mano, ci diciamo sì. Hai capito? Non ne vale la pena, guarda tutto quello che succede. Poi le cose possono accadere anche se cammini per strada a piedi, perché c'è sempre quel pazzo che ti dà fastidio. È vero, però cercarsi la morte è la cosa più brutta. Dai, cerca di ti fare amore, soprattutto quando c'è un cuore così dall'altra parte che batte, pensa a quello. La canzone mettiamo dopo. Ciao Antonella, ciao Michele. Ciao, ciao. Ciao, grazie. C'è qualcun altro in linea? Pronto? Pronto. Pronto, buonasera, con chi parlo? Ciao Michele. Chi sei? Siamo Rocco da Gioiosa. Ciao Rocco, Marina o su? Su. Vai con Dio, vai Rocco, come stai? Io sto a Marina, però ti metto su perché così capisci meglio. Vabbè, che significa? Capisco. Stavamo davanti alla TV con la famiglia, oggi stasera non lavoriamo, ho fatto il zapping e ti ho visto in televisione. Ah, Rocco, dove sono stato ieri sera? Rocco caro, grazie, sai, non posso dire quella cosa lì, però no. Vi faccio un abbraccio fortissimo, ma ve lo do di cuore a te, a tutto lo staff della vostra attività, a tuo fratello, quindi auguroni anche a tuo fratello per la nascita di qualche mesetto fa della tua nipotina, grazie, quindi una cosa meravigliosa, alla tua signora, ai tuoi bambini, quindi un salutone al papà, alla famiglia, vedi che bello. Rocco, io cosa dirti, sai, mi sposto dalla radio e poi arrivo anche in televisione. Perché faccio i complimenti. Grazie, guarda, devo venire a trovarti perché devo entrare dentro casa tua. Mi sono detto che modo posso avere per entrare a casa di Rocco così lui mi possa vedere. Ah, la TV, allora a sto punto bussa a Telespazio, mi aprono e sono venuto dentro casa. Rocco, a chi vuoi mandare i tuoi saluti? Cosa?
Sempre più in alto ti vedo. Ma sempre più in alto, no, assolutamente. Siamo qui belli tranquilli, ma in alto sicuramente, ma con i piedi sempre ben saldi al suolo, perché è quello che conta di più. Rocco, mi mandi un saluto cumulativo di tutti quelli che conosci, vai. Posso salutare tutti quelli che mi conoscono, saluto la mia famiglia, mia moglie, Sara, per i miei bimbi, Anaïs e Corinne. Ciao bambine! Mi stanno vedendo. E sono tantissimi, Ecco. Lo senti da Cosenza, da Pellaro? Ho chiamato una decina di volte per prendere la linea, mi hanno detto che sempre che era occupata, È un po' occupata, Rocco, perché sai, lunedì sera poi hai Jukebox, una bella trasmissione dove la gente diventa protagonista, perché non interessa essere noi di qua e parlare, ci piace che siate voi ad esprimervi, a dire le vostre cose. Il lunedì però per te è una giornata di riposo, vero? Ecco. Come la passerete da adesso in poi? Cosa hai... Anche stasera pizze? No, diciamo di no. Stasera no, basta pizza stasera, Ma poi ti volevo richiedere, dato che siamo in una canzone, sì, l'ultima di Vasco vuoi. Rossi. L'ultima di Vasco Rossi quale? Quella che adesso tocca a me. Ok, la troviamo immancabilmente. Stai lì perché ancora abbiamo una mezz'oretta abbondante di programma, stai lì perché la metteremo. Ti faccio i complimenti. Grazie. Bravo Michele, vai grazie. Sempre avanti così. Grazie. Complimenti a voi che ci guardate, voi siete la nostra forza, senza di voi, ma che televisione. Grazie Rocco, ciao grazie a tutti voi, ciao, ciao, buona serata, ciao. Oh, c'è qualche altro in linea, pronto? Cadono, salgono, vengono a destra, a sinistra. Non c'è nessuno, però mettiamo la prossima canzone, regia. Che cosa? Ah, è Rolling Stone. Ah, bellissima stasera, una scorpacciata di anni 70. Angie, questa a chi la possiamo dedicare? Ditemi. Allora, la dedichiamo a quel signore che la chiede sempre. Angie, per lei. Angie, when will those clouds all disappear?